L'imprenditore Fatovic, impegnato nel suo ruolo istituzionale a Bruxelles, mi ha pregato di rendervi la sua amarezza per non essere presente in questa importante occasione, in questa cerimonia così significativa. Mi ha appena inviato questo messaggio. Gentile professoressa, le chiedo di rappresentare questa sera la mia gratitudine ai premiati e il mio rammarico per non poter essere con voi. Ai carissimi dipendenti in pensione, la mia e quella del convitto gratitudine per tutto quello che hanno donato al convitto, in special modo ai ragazzi. Cordialmente, Emilio Fatovic. La cerimonia delle eccellenze. Questa è un'importante occasione di cui siamo debitori innanzitutto al convitto, ma soprattutto alla benemerita associazione degli amici del convitto, nelle persone del dottor Antonio Rotondo, dell'avvocato Gilberto Casella Pacca e del professore Andrea Bruno. Perché? Attraverso queste istituzioni noi abbiamo la possibilità di premiare le eccellenze, i nostri ragazzi che si sono distinti e continuano a distinguersi nelle diverse aree disciplinari, non solo quelle culturali ma anche quelle sportive e quelle artistiche. Quindi a questo punto vi ringrazio dell'ascolto e passo la parola al vicerettore Mauro Colombi. Grazie. Buonasera a tutti. L'inizio di questa serata, diciamo che per sostituire un rettore come il dottor Emilio Fatovic ci volevano per forza due ricambi, perché abbiamo un rettore che è sempre visibile e presente. La comunità del convitto è una comunità complessa. Stasera noi assistiamo alla premiazione delle punte, delle eccellenze di questo istituto. Ma voglio ricordare a tutti che queste eccellenze scaturiscono da tutto un lavoro quotidiano che i nostri ragazzi svolgono e che permettono appunto poi ad alcuni di emergere e di essere visibili. Ma l'offerta formativa che il Convitto Nazionale fa porta a questo, porta a un'unione di intenti che è riscontrabile giorno per giorno. Siamo molto grati alle associazioni Amici del Convitto, al dottor Rotondo, per aver organizzato questa cerimonia ormai davanti da anni, perché veramente permette all'istituto, ai suoi ragazzi, a chi vi opera, di avere una gratificazione visibile e tangibile. Gratificazione che è doverosa perché conosce il lavoro non solo scolastico ma extrascolastico che tutti quanti fanno durante l'arco della giornata. Quindi sono veramente ringrazio il presidente Rotondo, il dottor Andrea Bruno e tutti quelli che hanno organizzato questa cerimonia. Porto il saluto del commissario straordinario Capponi, che arriverà più tardi e che non è potuto essere presente all'inizio della serata, e dato veramente una buona serata a tutti, perché vedrete che sarà una serata ricca, intensa, ricca di emozione, di sentimenti e di fatti tangibili. Grazie. Era sul palco il dottor Rotondo, che è il presidente dell'associazione Amici del Convitto. Buonasera. Io sono qui in duplice veste, quale commissario straordinario delle scuole che sono all'interno del convitto nazionale e soprattutto, e ne ho un grande onore, quale presidente dell'associazione Amici del Convitto. Mi vorrei ricollegare un attimo a quello che ha detto il professor Colombo. L'eccellenza. Le eccellenze sono un lavoro quotidiano svolto dal corpo insegnanti e dagli educatori del convitto. Sono loro anche le eccellenze. Noi ci pregiamo di avere delle eccellenze che vanno dai 6 anni fino al mezzo secolo e oltre. Dunque, come associazione, la mission dell'associazione è molto semplice: aiutare i ragazzi meritevoli e bisognosi. Bene,
Io sono felice di questa sera, vedo la sala che è molto che è piena. Vi ringrazio per la vostra presenza e vedrete che la serata sarà ricca anche di cose piacevoli, oltre che delle premiazioni. Grazie. La cerimonia di quest'anno si svolge in occasione del 150° dell'Unità d'Italia. Sono presenta Elisa del Sordo, che c'è una inflazionato. Adesso passiamo dalle parole ai fatti. Premiamo i nostri alunni che in numero di 12 hanno raggiunto il massimo della valutazione negli ultimi esami di Stato. Ambra Rosini. Elisabetta Papagno. Andrea Colaruotolo. Valerio Letizia. Larissa Pellino. Giulia Valenti. Adesso chiedete a Giacomo Visioli, che è impossibilitato anche lui a presenziare questa cerimonia, ha mandato una mail che vi leggo perché è estremamente significativo il suo messaggio. Mando un sincero saluto ai professori, ai quali devo tutto perché è grazie al loro lavoro che ho potuto dedicarmi allo studio con serenità. Ringrazio tutti i collaboratori del convitto per il loro sorriso sempre confortante e soprattutto Nicola Mendozzi per la sua gentilezza ed onestà che va sempre oltre il suo compito lavorativo. Chiara Tamburri. Gianluca Graziosi. Carolina Gnozzi. Andrea Pinelli e da Finde di Luce Comodale. Grazie. Una grande gioia per il grandissimo risultato raggiunto dalla nostra delegazione verso il mandato femminile, il mandato di Stato a Udine Lucevis nel concorso in lingua straniera, concorso di giornalismo in lingua straniera, denominato Open Horizon. Abbiamo raggiunto un primo, un secondo e il quarto posto con menzione speciale. E di Giulia Valenti ha preso quarto posto in commissione speciale con Domitilla Mattia. Amova è Association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques, quindi palme accademiche, una onorificenza, un riconoscimento, istituito fin dal 1808 da Napoleone I. Quindi
Valeria Ferrari, sempre del liceo europeo.